Amici di Apulia Tribe, benvenuti ad una fantastica serata qui nel Parco Santa Barbara per la prima tappa di Ragazza Cinema OK. Qui abbiamo le nostre fantastiche miss, al quale chiederei subito i vostri nomi. Ilenia. Vanessa. Marta. Emozionate ragazze? Abbastanza. Sì, molto. Sì. Perfetto, io adesso farei la classica domanda di rito, ma penso che la risposta dovrà essere un po' più complicata. Perché hai scelto di iscriverti a un concorso di bellezza? Per divertimento, per conoscere nuova gente, non mi interessa vincere, per me cioè, è già bello stare qua. Per me anche vale lo stesso discorso, anche perché faccio danza da 12 anni, quindi diciamo che miro più a quello che alla moda. Io è soltanto per fare una nuova esperienza alla fine del campo modella. Beh, ragazze normalissime direi, a meno che non si voglia la pace nel mondo in un concorso di bellezza. Un concorso decisamente all'avanguardia, non fosse altro per la presenza di questi fantastici boy. Nome? Mirko. Michael. Alejandro. Voi perché avete scelto Ragazza Cinema OK? Per divertimento anche noi. Si può dire per divertimento, ma anche la possibilità di mettersi in gioco con i vari boys e soprattutto divertimento. Anch'io per divertimento, poi chissà, un giorno diventerò famoso, chissà. Ah, sicuramente diventeranno famosi. Tra l'altro i ragazzi si stanno preparando per un evento davvero speciale, il ballo delle debuttanti. Abbiamo il mio numero fortunato, direi, il numero 12, che speriamo porti fortuna anche alla bellissima Eloisa. Eloisa, come ti senti? Emozionata. È la prima volta che fai un concorso di bellezza? Sì. Perfetto, speri di vincere? Vuoi questa vittoria o fa niente? L'importante è partecipare. L'importante è partecipare, però se vinco... è tanto di guadagnato. Allora buon divertimento e in bocca al lupo. Grazie. Un concorso di bellezza non poteva non essere ospitato in un posto veramente meraviglioso. Ci troviamo qui in compagnia del signor Giovanni. Giovanni, il proprietario di Parco Santa Barbara. Ci racconti un po' quali sono le peculiarità di questo parco? Allora, intanto questo parco è nato principalmente e mirato esclusivamente per le famiglie. Poi che vengano anche i nonni, comunque. Niente, sono contento di aver ospitato questi signori che hanno fatto questa splendida manifestazione o che stanno facendo questa splendida manifestazione. Abbiamo deciso di intervistare un papà, chissà l'emozione. Molto, molto, sono molto emozionato. Tu hai due figlie stasera che concorrono? Due figlie ho, Luana e Letizia. Sei orgoglioso? Molto, molto. Senti, e da papà non ti dà fastidio che le tue ragazze vengano viste così da tutti? No, non tanto, sono orgoglioso perché vedo che a loro ci piace e mi fa piacere anche a me. Ok, allora un in bocca al lupo grande alle tue figlie. Grazie, grazie, buonasera. Qui a Parco Santa Barbara gli ospiti iniziano ad arrivare. Andiamo a vedere che cosa ne pensano di questa kermesse. Se avesse partecipato lei qualche anno fa a Ragazza Cinema OK, sicuramente avrebbe vinto il concorso. Signora Rita, che cosa... Sì, ho detto alla signora Anna, quando farà la sfilata delle over, delle persone belle, delle signore belle un po' formose, io sarò la prima. E noi saremo qui a farle un applauso. Farà un piacere, anche se sono mamma di 8 figli, parteciperò lo stesso. Complimenti signora. Grazie, le forme non mi mancano. Ci troviamo in compagnia della signora Sidonia, che ha qui anche lei la sua bimba che sfila per Ragazza Cinema OK. Chiediamogli un po' quali sono le sensazioni prima del concorso. Allora, Vanessa ha 15 anni, quindi ha già fatto qualche sfilata di moda,
però frequenta danza da 12 anni, quindi la sua ispirazione è quella di diventare una ballerina professionista. Quindi è qui per farsi notare e sperare nella carriera di ballerina? Sperare nella carriera di ballerina, ma nulla togli che comunque gli piace pure sfilare. Si mette in gioco. Ottimo, ma ho sentito che c'è anche un maschetto che concorre stasera? C'è il fratello, Michael. Quindi la prima sfilata, la prima esperienza e si augura di averne tante altre. Stasera, oltre alla bellezza, va in scena sicuramente anche l'arte. Ci troviamo qui con il signor Luigi che ci dirà tra pochissimo che cosa farà questa sera. Mi hanno chiamato per cantare una canzone, due canzoni, che sono Mondo di Riccardo Fogli e una canzone di musica popolare dedicata alla nostra terra, per te Salento. Ragazzi, qui la giuria sicuramente è una giuria di qualità. Siamo con il titolare dell'agenzia With You Model di Milano, al quale vogliamo chiedere questa sera quali saranno i tuoi criteri o comunque quali sono i tuoi canoni di bellezza con cui guardi e giudichi una donna. Buonasera, innanzitutto, i soliti, la bellezza è indiscutibile, quindi dobbiamo attenerci a questo. Sì, adesso questo è un concorso un po' aperto a vari settori, moda, cinema, teatro, canto non credo che ci sia, fotomodella eccetera eccetera, quindi potremmo spaziare in questi vari settori. Chiaramente il canone da rispettare è la bellezza, è inequivocabile, il viso soprattutto, poi si guarda un attimo anche lo stile di come una ragazza sfila, di come si pone e la fisicità, questi sono i canoni principali. Ne vedremo delle belle questa sera? Beh, sicuramente sì, sicuramente sì.